un modo diverso, assolutamente diverso, per ricordarci che la festa della donna non è una festa. Celebrarla significa anche andare a teatro, al Nuovo Teatro San Carluccio, per vedere lo spettacolo di Rosaria De Cicco, Almost Famous. Ora, quanto scrive Rosaria De Cicco per se stessa? In realtà non tanto, perché io credo che ci sono, soprattutto a Napoli, molte persone che sanno scrivere molto bene e che hanno una gran vocazione. Allora Rosaria De Cicco scrive quando ha urgenza di scrivere qualcosa, cosa che non è che capita frequentemente, perché poi l'urgenza è quella di interpretarle le cose, anche le cose di altri, soprattutto le cose di altri. Il mio spettacolo si apre con una storia verità radiofonica, perché vuole essere pure un ricordo anche della radio. Nell'Almost Famous c'è sempre un po' della nostra storia, della mia storia. Quindi ho raccontato il giorno in cui ho fatto la lettura a tavolino di Un giorno perfetto con Ferda Nosbeck, dal punto di vista di chi non è famoso, di chi insomma si sente un po' in soggezione rispetto a quelli popolari e famosi, però con l'urgenza di scriverla questa cosa, ma più che altro per divertirmi. A volte mi capita che succede un fatto, una battuta, e io scrivo delle cose, ma perché in quel momento mi diverte potermele ricordare. E quindi io credo che tutti scrivano per divertimento. Poi ci sono quelli che lo fanno con grande talento e diventa una professione, come per Maurizio De Giovanni, come per Massimiliano Virgilio, come per il compianto Annibale Uccello, come per Pasquale Ferro, come per Anna Patrizia Settembre, che sono i protagonisti veri delle storie che io racconto, perché ne sono gli autori. Quindi per me c'è una essenziale differenza tra autore e attore. A volte coincide, perché no, l'ultima parte, il monologo finale, quello in cui prendo in giro gli uomini, è mio, scritto insieme con Vincenzo Coppola. Anche lì ci sono esperienze personali, per forza, che uno ingigantisce per renderle più.